De Sciglio dunque per Antonelli. Beh, direi interessante anche la convocazione di Antonelli, non soltanto per il valore del giocatore, ma anche per il fatto che è stato in campo con la maglia azzurra un giocatore di una squadra retrocessa in Serie B, il Genoa. Questo significa evidentemente molto per la lettura che Prandelli dà del nostro campionato. Nel frattempo si è chiusa senza esito l'azione di corner in favore dell'Italia e contrattacca invece San Marino con Vitaioli, che viene però fermato con decisione da Ranocchia, che gli mette la palla fuori. Bello vedere tra i convocati anche un giocatore di una squadra che non è riuscita a salvarsi quest'anno. Sì, allora adesso stavo guardando la lavagna luminosa del quarto uomo, il signor Valeri, un minuto di recupero da qui al termine del primo tempo. Ci sono gli applausi di Cesare Prandelli per la squadra azzurra, che comunque ha disputato un primo tempo, diciamo così, di buona volontà, non tantissime opportunità da rete, non tantissime e chiare occasioni da gol, ma insomma lo spirito c'è stato tutto. Intanto ho detto una sciocchezza che naturalmente non sarà sfuggita a Repice anche, e ovviamente i nostri ascoltatori. Genoa ovviamente si è salvato, non è retrocesso in Serie B, chiediamo scusa ovviamente ai tifosi del Genoa e alla società rossoblu che la sua salvezza l'ha conquistata. Rimane fatto che comunque Antonelli è stato convocato e questo evidentemente, ripetiamo ancora, dà la chiara indicazione di come Prandelli sappia leggere il campionato, al di là del valore delle squadre evidentemente che sono in competizione nella nostra Serie A.